Buonasera e ben ritrovati in diretta con il primo cittadino Massimo Seri. Buonasera Sindaco. Buonasera a tutti i telespettatori. Vi ricordo che potete chiamarci contattando i numeri che vedete in sovraimpressione, ovvero lo 0721 86 14 33, oppure mandare un messaggio anche con WhatsApp al 338 49 68 250. Dunque Sindaco, io comincerei a parlare del maltempo, visto che appunto il 5 e 6 febbraio scorsi, a causa delle forti piogge, mareggiate e anche forti raffiche di vento, insomma, ci sono stati danni ingenti procurati su tutta la costa fanese, al patrimonio pubblico, ai privati, insomma, che hanno visto una brutta situazione. Stiamo vedendo in questo momento le immagini. Come sta procedendo? Lei inizialmente ha incontrato tutti i cittadini alluvionati, poi in un secondo momento ha riconvocato gli operatori balneari e anche le associazioni di categoria. Fra 2 settimane circa incontrerà invece i residenti. Giusto. Sì, il maltempo purtroppo ha fatto danni ingenti, come veniva ricordato. I giorni scorsi c'è stato un sopralluogo con i rappresentanti della regione per verificare i danni. Noi abbiamo raccolto, per fare così una previsione di quelli che sono stati i danni sia nelle abitazioni, sia nelle strutture pubbliche, sia nelle spiagge, negli stabilimenti per quanto riguarda gli operatori. Devo dire che il problema non ha riguardato solo Fano, ha riguardato tutta la costa. Infatti insieme al Comune di Pesaro abbiamo richiesto lo stato di calamità, che speriamo venga riconosciuto, perché altrimenti è difficile che possano essere rimborsati coloro che hanno avuto i danni. Noi come ci siamo mossi? Intanto siamo subito intervenuti con delle somme anche importanti per rimettere in sicurezza tutta la parte, la passeggiata di Sassonia. Abbiamo ripulito Viale Ruggeri. Devo dire, da lunedì sono partiti i lavori a Rio Crinaccio, dove fra l'altro il problema non ha riguardato soltanto l'ultimo episodio di maltempo, ma lì c'è una costanza. Infatti anche in altri appuntamenti con il sindaco diversi residenti avevano telefonato, esatto, per richiamare l'attenzione. Ci eravamo impegnati per fare delle opere immediatamente e abbiamo mantenuto questo impegno, perché da lunedì sono iniziati i lavori, che ovviamente non sono esaustivi, richiederanno anche altri interventi, però è giusto per mettere in sicurezza, per far stare più tranquilli i residenti, perché effettivamente lì c'era un tasso di criticità molto alto, come del resto per tutta la parte che riguarda Viale Ruggeri, Via degli Schiavoni, la zona delle Brecce. Il 9 incontreremo i residenti, abbiamo già incontrato gli operatori, abbiamo fatto un incontro tra residenti e operatori, perché il problema riguarda tutti. Anche su questo stiamo procedendo, perché lì c'è il tema annoso che si portano dietro da tanti anni, che è il tema delle scogliere a protezione della costa. Su questo noi proprio martedì mattina abbiamo incontrato professore dell'Università di Ancona, che ci aiuta, ci coadiuva nel processo di realizzazione del progetto definitivo, ma soprattutto ci coadiuva perché la Regione ha chiesto il procedimento di VIA per quello che riguarda le scogliere, e noi abbiamo dei tempi contingentati. Dal momento che io ho firmato la convenzione che hanno sigillato formalmente il trasferimento delle risorse dei 3 milioni, quindi sono adesso tutti gli effetti destinati alla città di Fano, entro dicembre noi dobbiamo finire tutto e appaltare i lavori e conferirli alla ditta, e quindi debbono partire. Ecco, ma quanto ammontano tutti i danni provocati lungo la costa? Qui parliamo di qualche milione, intorno ai 6 milioni complessivamente, tra danni alle strutture pubbliche e private. Ecco, guardi, abbiamo i cartelli, quindi con l'aiuto della grafica, ecco, queste sono le domande ricevute da parte di privati cittadini per il risarcimento, che sono state 58, nelle quali sono stati segnalati danni per 436.000 euro, mentre 54 sono quelle pervenute dalle attività costiere, quindi bar, ristoranti, spiagge, per un totale di 1.333.000. Invece i danni al patrimonio pubblico sono di circa 6.150.000 euro, come diceva lei poco fa. Sì. Quanti ne avete stanziati per ora per cercare di fronteggiare la situazione? Siamo intervenuti immediatamente con la somma urgenza, perché all'inizio anno non abbiamo il bilancio approvato e quindi ci siamo assunti la responsabilità, che poi deve essere successivamente approvato dal Consiglio Comunale, 300.000 euro. Per interventi che riguardano la zona di Sassonia fino alla zona di Ponte Sasso. Per intervenire, però qui c'è un problema
che riguarda anche interventi successivi, perché ci sono tutto il tema che riguarda le abitazioni delle zone come Via degli Schiavoni e la zona Le Brecce, ma c'è tutto il tema degli stabilimenti balneari che hanno avuto danni ingenti, ma soprattutto si sono mangiati la spiaggia. Certo. Quindi c'è un problema di ripascimento, e quindi ci siamo già incontrati per questo, abbiamo fatto un piano di interventi, e ovviamente anche qui c'è un tema che riguarda la Regione, perché le risorse per i ripascimenti devono essere destinate dalla Regione. Noi abbiamo già fatto la richiesta delle risorse che ci occorrono per farci trovare pronti con l'arrivo della bella stagione dell'estate, perché non dimentichiamo che siamo una città balneare e parte importante della nostra economia si basa proprio su queste attività. A proposito di città balneare, sicuramente anche il porto è un problema, sì. Uno dei, diciamo, messi in modo peggiore rispetto, sì, a tutte le Marche. È un'altra, martedì scorso c'è stato l'incontro. Sì, un'altra emergenza. Martedì c'è stato un incontro importante dove io ho partecipato come sindaco, ma assieme a me c'erano altri sindaci di rappresentanze di altre città che hanno porto, in particolare Porto San Giorgio, che ha problematiche come le nostre, insieme alle organizzazioni sindacali e di categoria. Lì sono stati assunti degli impegni. Io ho letto questi giorni, questa mattina, alcuni articoli che hanno affermato che entro un mese si farà il dragaggio. Non è così. Dobbiamo essere... Ah, non è così. Non è così. Magari fosse così. L'impegno, io sono stato, devo dire la verità, anche molto duro, e ho detto, ho riconfermato quello che avevo annunciato prima dell'incontro, che per quello che mi riguardava noi avremmo manifestato, avremmo aperto una vertenza, una protesta costante se non vedevamo delle azioni concrete, perché non ce lo possiamo permettere. Anche il porto, dove c'è tutto il mondo della pesca, della canteristica, del porto turistico, ha una valenza economica per il porto ma anche per l'indotto. Abbiamo ottenuto un risultato importante, per esempio i giorni scorsi, venerdì abbiamo fatto anche una conferenza stampa con i rappresentanti della cantieristica, con i rappresentanti di Azi Benetti, sì, che hanno confermato di voler investire, qui parliamo di investimenti complessivi fra tutte le rappresentanze, di oltre 10 milioni, quindi significa interventi, significano posti di lavoro. Però giustamente mi hanno detto, noi vogliamo investire, questa attenzione è anche un segnale importante, perché la tendenza degli ultimi anni è stata quella di fuggire dall'Adriatico per andare sul Tirreno, dove le città attendevano con braccia aperte tutte queste maestranze, queste aziende. Quindi è un'inversione di tendenza che si riguarda con attenzione all'Adriatico, in modo specifico a Fano. Però giustamente hanno chiesto una garanzia, la fruibilità del porto, cosa che io ho riportato anche in quella riunione. Ci siamo lasciati, ci rivedremo a metà marzo, dove la Regione si è presa l'impegno, l'assessore regionale, di fare una variazione in bilancio regionale, perché come sapete il bilancio è stato approvato, un bilancio tecnico, dove non sono state portate risorse, quindi c'è un patrimonio di circa 100 milioni di euro che devono essere destinati, e una delle priorità è appunto il dragaggio dei porti, ma Fano è quello che ha la priorità assoluta, e si è impegnata di destinare complessivamente, non solo per Fano, 5 milioni di euro. Quindi dobbiamo vedere che questa azione sia concreta, e qui, siccome è anche il Consiglio regionale che lo deve approvare, faccio appello ai consiglieri che quando arriverà siano coerenti e votino questo passaggio. E la Casa di Colmata ci hanno garantito che è pronta, sì. Anche qui entro il 10-15 marzo stipuleremo il contratto dei sottoscrittori, cioè di tutti i comuni che hanno aderito, che riservano per il Comune di Fano uno spazio di 45.000 metri cubi di fanghi, chiamiamo fanghi, ma in realtà è sabbia con terra. E questo ci consentirebbe di risolvere il problema per un periodo determinato di alcuni anni, ma in questo frangente, abbiamo parlato anche di questo, va trovata una soluzione strutturale che porterà poi a dei risparmi, perché altrimenti se si insegue sempre l'emergenza noi sprechiamo soldi. Io non sono più disponibile a sprecare soldi pubblici. Quindi l'obiettivo, e abbiamo dato anche dei suggerimenti, la necessità è anche quella di modificare le leggi regionali che sono più restrittive rispetto ad altre regioni. Se si riesce a fare veramente questo, noi risolveremo per sempre, perché una volta fatto un dragaggio strutturale, poi c'è, certo, quella ordinaria amministrazione. Fra l'altro noi siamo operativi, domani mattina iniziano i carotaggi per verificare il tasso di inquinamento che c'è nella sabbia, nei fanghi. Quindi anche in base a questo faremo i quadrati
per definiremo le aree per il dragaggio, ma che in realtà abbiamo già definito e abbiamo già trasferito la richiesta di risorse che sono necessarie per poter fare queste operazioni, compreso il trasferimento dei 15.000 metri cubi di fanghi stoccati tra il porto e Torrette, l'ex area Fantasy World. Insomma. Certo. Dunque, abbiamo una telefonata pronta, sentiamo chi c'è in linea. Buonasera. Buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera. Io sono sempre in attesa. Sì. Pronto? Prego, prego, la sentiamo. Sì, l'ascoltiamo. Buonasera, senta, sono Crinelli di Carrara. Sì. Dunque, riguardo a questo fosso che viene giù da San Cesario e va giù. Dunque, questo fosso è stato pulito, come lei sa bene, sì, quel pezzetto lì sulla Flaminia, dove attraversa la Flaminia. Sì. Poi più giù non è stato pulito affatto. E in più le devo informare che il ponte della ferrovia, c'è il ponte della, sì, dove giù, passa, sì, il fosso della ferrovia, è chiuso per due terzi, è chiuso da terreno fermo, che anche l'ultima volta che l'hanno pulito, hanno pulito il fosso, ma non sotto il ponte. Lì ci vorrebbe, per andare sotto il ponte, mettere uno di quei cosi, quei bob, e tirar fuori la roba che c'è sotto, perché altrimenti il fosso non, l'acqua va sempre giù fuori e va a finire fino alla parrocchia, che è tutta lagata. Bene, abbiamo capito insomma qual è il problema. Grazie. Allora, qui mille. Devo dire, abbiamo fatto degli interventi importanti, sì, perché onestamente i fossi erano anni che non venivano più, non si faceva ripuliti, manutenzione, cioè, ripuliti. Infatti un signore mi ha detto, vede, quella casa là era 10 anni che non la vedevamo più in prospettiva, perché effettivamente si erano riempite non solo di erba, di vegetazione, ma anche di arbusti importanti che tendevano a frenare il passaggio dell'acqua. Noi siamo intervenuti in molti fossi un po' in tutto il territorio, a cominciare da Carrara, Cucurano, Rosciano, Fosso di Caminate, abbiamo fatto alcuni interventi nella zona del Rio Crinaccio e devo dire lavori importanti che hanno dato anche delle risposte, perché noi ci accorgiamo sempre quando succedono le cose. Se non succedono va tutto bene, ma in realtà se non succedono è anche perché alcune volte sono stati degli interventi che tendono a prevenire, per esempio, certo, la zona di Rosciano, grazie all'intervento fatto per rialzare gli argini di pulitura, ha retto nella penultima pioggia, diciamo, abbondante, era proprio sull'orlo, cosa che se non avesse avuto quegli interventi avremmo avuto disagi come è successo quest'estate nella zona di Rosciano. E quindi interventi che stanno proseguendo. Stanno proseguendo, chiaramente noi dobbiamo fare i conti anche con le, certo, risorse che abbiamo. Lì è stato fatto un lavoro importante, il signore ha ragione, siamo arrivati fino oltre il ponte, si è fatta una parte fin dove c'erano le abitazioni, poi l'altra parte è rimasta. Adesso farò andare a verificare sotto il ponte della ferrovia, che onestamente mi sfugge, quindi faremo fare una verifica, perché se lì c'è un ingorgo, se c'è un intoppo, poi ovviamente si forma una diga e questo crea disagio e rischia di fare che ci sia un'esondazione. Però ecco, devo dire, rispetto al passato sono stati fatti interventi molto importanti e tutti li possono vedere, perché poi passando per la Flaminia o per altre strade, effettivamente. Lo abbiamo fatto sia noi, sia il consorzio di bonifica, con il quale abbiamo fatto una convenzione insieme alla provincia, alla guardia, al corpo forestale, e anche il consorzio di bonifica ha fatto degli interventi e stiamo ragionando per ulteriori interventi in futuro. Però chiaramente noi abbiamo il problema anche della manutenzione delle strade, dobbiamo fare anche qui una scelta, ecco, di priorità. Esatto, poi parleremo anche di questo. Vorrei intanto leggerle dei messaggi, sì, per quanto riguarda il cimitero. Sì. Sono la figlia di una persona disabile, visitare i propri defunti al cimitero comunale di Fano è praticamente impossibile. Le rampe sono fatiscenti e passare da un'area all'altra del cimitero è un'impresa impossibile. Prima della sua risposta le leggo anche questo. Sì. Perché non aprite la porta laterale del cimitero urbano di Fano almeno solo alla domenica mattina? Lei non sa che disagio abbiamo con le persone che non riescono a camminare. Inizio da questa seconda domanda. Beh. Invito più che domanda.
Penso di poter dare una buona notizia, da lunedì il cancello dovrebbe essere aperto, ho avuto oggi il nulla osta dal dirigente del settore tecnico che ha dato la garanzia della idoneità per l'apertura di quel cancello. E lo dico con soddisfazione perché tante persone, anche anziane, che ho incontrato per la città, tutti mi chiedevano questa, sì, questa riapertura. Quindi da lunedì, perché il dirigente che segue il servizio dei cimiteri è in ferie questa settimana, per cui rientra lunedì mattina le consegneremo questo nulla osta, l'avevamo già concordato, attendeva questa conferma anche perché per garantire la sicurezza. Certo. Quindi buone notizie, verrà riaperto. Come dico, che stiamo lavorando anche per riparare il cancello, e abbiamo già fatto fare un piccolo preventivo, il cancello laterale del cimitero di Rosciano, sì, che è un altro problema, ah, è vero, esatto, che viene sollevato spesso, così anticipiamo qualche telefonata che qualche ascoltatore potrebbe fare. Il tema della signora invece, che faceva riferimento a delle difficoltà che ci sono all'interno delle rampe, delle rampe, sì, lì ci sono degli interventi strutturali da fare, dobbiamo fare i conti con le risorse che abbiamo a disposizione. Quindi anche qui faremo un programma, però non posso dire che interveniamo da subito su tutto perché non siamo nelle condizioni e dobbiamo fare i conti con le risorse che abbiamo a disposizione. Bene. Però devo dire anche su questo, grazie anche al buon lavoro fatto dalla nuova dirigente, che c'è stata una trasformazione dei cimiteri, a partire dalle festività dei morti da novembre hanno avuto un volto nuovo, partendo da problematiche importanti, a cominciare anche dal problema dei loculi che cominciano a avere delle difficoltà. Ecco, più che altro il cimitero dell'Ulivo, poi sì, parleremo anche, ricordiamo, che di questi lavori di pulizia e dei lavori, sì, invece che partiranno dal 1° di marzo. Sì. Abbiamo qualcuno in linea, giusto? Pronto? Sì, buonasera. 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 Buonasera a tutti, innanzitutto in bocca al lupo al sindaco per il nuovo mandato. La ringrazio, ne ho bisogno, perché veramente fare il sindaco in questo momento, in queste condizioni, è difficilissimo. Non è facile. Lo immagino. E solo una domanda, sì, se c'era, qual era la programmazione riguardo le opere accessorie della 14, visto che sì, le versioni sono state diverse e discordanti in passato e ahimè, fortuna per loro, Senigallia ha fatto un super lavoro, sì, addirittura mi risulta che hanno preteso l'opera accessoria prima dell'avvento della terza corsia, Pesaro uguale ha fatto un bel lavoro. Noi purtroppo siamo rimasti indietro, quindi è brutto fare paragoni, però rispetto a sì, Pesaro e Senigallia siamo decisamente un passo indietro. Volevo sapere, ecco, se sì, c'era una programmazione imminente o qual sì, era. Guardi, la ringrazio per questa domanda. Le posso dire, io mi sono insediato dopo la metà di 23 giugno. Sì. Uno dei primi incontri, il primo in assoluto, l'ho fatto per il porto e le scogliere. La settimana successiva ho incontrato i rappresentanti di Società Autostrade perché effettivamente c'era stato un impasse, si era bloccato tutto e volevano far firmare una convenzione dove c'era un articolo capestro che prevedeva che se entro un anno non si risolveva la questione del secondo casello, Società Autostrade si sentiva libera. Al che io ho posto dei problemi, ho detto io una cosa del genere non la firmerò mai perché qui parliamo di risorse importanti destinate per il territorio. Ho avuto degli incontri, mi sono adoperato anche attraverso le relazioni che un sindaco deve coltivare, grazie anche all'apporto di altri rappresentanti politici, perché poi quando sono le questioni importanti bisogna collaborare. Ho incontrato il ministro Lupi, abbiamo avuto un incontro al Ministero delle Infrastrutture con i vertici di Società Autostrade e i vertici del Ministero. Lì abbiamo concordato che avrebbero predisposto una convenzione riguardante soltanto i 55 milioni di opere previste come opere compensative dell'autostrada. Proprio l'altro ieri, martedì, ero ad Ancona insieme all'ingegnere Pompei, responsabile per la Regione Marche, abbiamo richiamato Società Autostrade e mi hanno confermato che nel giro di 15 giorni dovrebbe arrivarci la bozza definitiva per firmare la convenzione. Una volta firmata la convenzione, e qui devo dire siamo più avanti rispetto a Pesaro, perché Fano ha già i progetti cantierabili.
Quindi, una volta firmata la convenzione per quello che riguarda i 55 milioni di opere, possono partire in tempi veramente brevi. Per cui però l'atto formale è quello della firma della convenzione, cosa che Peso invece ha fatto mai più indietro con la progettazione. Mentre per il tema del secondo casello, lì c'è una bocciatura condizionata anche da un parere della sovrintendenza, una bocciatura del Ministero dell'Ambiente che non è ufficializzato, ma ovviamente in via informale ne siamo già a conoscenza, ma lì stiamo pensando ad un piano B. Ne abbiamo già parlato con la Regione e proprio oggi ho parlato con l'ingegner Boggino, che segue per il Comune di Fano questa questione. Faremo un incontro con il Comune di Pesaro, la Provincia, la Regione e il Comune di Fano per fare un ragionamento assieme a Pesaro per i due caselli, perché una delle ragioni della bocciatura, del diniego dell'attuale progetto è proprio quello che c'è un carico troppo importante se non c'è un collegamento con l'altro casello. Ma poiché Pesaro su questo aspetto è indietro, non ha avanzato un progetto preliminare né definitivo, poiché lì c'è stata una discussione molto più forte e ampia, quindi il Ministero dell'Ambiente non ha tenuto conto della previsione di realizzazione del secondo casello di Pesaro, che è abbinato, che ha una logica con quello di Fano. Quindi dovrei tranquillizzare il Signore dicendo che le opere compensative in tempi ragionevoli potrebbero partire nella città di Fano, e qui parliamo di 55 milioni, quindi anche una boccata d'ossigeno per la nostra economia, e a latere riprendere il discorso, e qui saranno tempi più lunghi, per il secondo casello. Stiamo anche richiedendo alla società Autostrade, come risarcimento, di intervenire su alcuni tratti dove riteniamo che per i lavori eseguiti per la terza corsia abbiano portato dei danni, e quindi chiediamo il ripristino. Ok, dunque, prima di passare alla telefonata, le segnalo delle buche in via Soncino, prima del ponte, insomma, dove c'è l'autostrada. Buche pericolose anche nella strada comunale della Selva, in via strada di mezzo verso Rosciano. Ogni tanto, ecco, ci arriva qualche messaggio per quanto riguarda l'asfalto. Sì, qui il tema delle buche purtroppo è un tema annoso. Ogni pioggia si ritorna da capo, si riaprono le buche. Qui il tema vero è che bisogna asfaltare le strade. Allora, per troppi anni non sono state asfaltate, abbiamo in previsione anche qui degli interventi, adesso appena il tempo lo consentirà, perché le asfaltature vanno fatte quando le condizioni meteorologiche lo consentono, ci sono certe temperature, abbiamo già affidato i lavori, quindi sono già le ditte che hanno vinto l'appalto. Qui c'è un intervento di 500.000 euro che è condizionato dal patto di stabilità, e quindi quello può allungare i tempi. Mentre abbiamo 200.000 euro che sono pronti, che sono le risorse che utilizziamo dal risarcimento danni della neve del 2012, che la Regione ci ha riconosciuto, e su questi saranno i primi interventi che partiranno veramente a breve, quando le condizioni e le temperature saranno quelle appropriate per iniziare i lavori. Ok, al cimitero di Rosciano mancano 3 lampioni e abbiamo un'altra signora al telefono. Pronto? Pronto? Buonasera signora. Buonasera signor sindaco. Buonasera. Sono Mea Ida e la chiamo da Carignano. Sì. Le volevo parlare del cimitero di Carignano. Sì. E che a Carignano non ci sono più posti per la povera gente che deve riposare in pace. Io le parlo a nome di tutti i carignanesi e di tanta altra gente che vogliono venire a riposare in pace a Carignano, perché a Carignano si sta bene, è un paesino tranquillo, c'è un po' l'accesso proprio via alla porta, è comodissimo. Per quanto io spero di andarci il più tardi possibile, anche se a giorni ci vorrei andare subito per stare vicino a quelli che ci sono, comunque vengo al sodo. Quello che le voglio chiedere, le vorrei consigliare, chiedere per favore di fare un padiglione nuovo di loculi, che c'è un angolino in fondo al circondario, che c'è posto. E siccome loro dicono che non c'hanno soldi, quanto li hanno costruiti, mettono il cartello, l'annuncio che sono i loculi in vendita, lei li vende subito e ritira subito tutti i soldi?
Sì. Ok, grazie mille, signora. Le ho dato un consiglio, signor sindaco? Sì, sì, no, la ringrazio. E fra l'altro l'assessore Bargnesi insieme all'assessore Paolini hanno già fatto un incontro, perché il problema che esiste a Carignano è un piccolo cimitero, quindi gli spazi sono più limitati, certo. Quindi si percepisce prima, ma il problema c'è anche nei cimiteri più grandi, dove gli spazi si stanno riducendo. La signora giustamente dice: quando vendete i loculi le risorse le incamerate. E noi le risorse le abbiamo previste per degli interventi sparsi un po' su tutti i cimiteri. Il problema vero è che questi sono soggetti purtroppo al patto di stabilità, e come dicevo prima per il tema delle asfaltature, sono tutte risorse condizionate per il loro utilizzo dal patto di stabilità. Quindi noi dovremmo cercare di riuscire a creare le condizioni attraverso alienazioni, attraverso operazioni di bilancio, per avere uno spazio, un margine più ampio per poter intervenire. Su questo ci stiamo lavorando. Devo dire la verità che sto anche lavorando attraverso alcuni nostri parlamentari per vederci riconoscere alcune quote libere di patto per finire alcune opere, come ad esempio l'interquartieri, dove sono ripartiti i lavori, però lì esatto. Comunque si parla di risorse importanti. Stiamo cercando di cogliere quelle che sono le opportunità che il governo Renzi ha messo a disposizione dei comuni, abbiamo già avanzato le nostre richieste e stiamo facendo quelle operazioni, come si dice, di lobby pubblica, di interesse pubblico, perché se riusciamo a farci riconoscere questi spazi ci consentono di intervenire su altri interventi. Ecco, per quanto riguarda l'interquartieri, l'opera sarà completata per la primavera del 2016? Io lo spero. È tutto condizionato dalla capacità che avremo di sbloccare le quote di patto di stabilità. Come ripeto, adesso sono partiti per qualche centinaio di migliaia di euro di lavori immediati e dovremmo avere nel giro di un paio di mesi la risposta di questa nostra richiesta. Se viene accolta, io sono fiducioso, perché onestamente l'avevo già fatta lo scorso anno. E eravamo lì e non l'hanno riconosciuta, hanno dato spazio ad altre amministrazioni in altre regioni, per cui ci avevano detto che la prossima finestra noi eravamo tra le priorità, tra quelli che in qualche modo avevano più margine per essere riconosciuto. Per cui se riesco a ottenere questo spazio posso dire sì, forse anche prima. E se non riesco ad avere questo spazio, ovviamente le cose si prolungheranno. Ok, qui mi segnalano più parcheggi per disabili, poi via da Fabriano, via della Marina, via Dante Alighieri, sono in uno stato pietoso, parlano di tombini tutti intasati, per non parlare delle buche. Buche anche in via Angelo Mariani e vediamo qua, dicono... Ogni giorno gettano rifiuti dalla Rocca Malatestiana, più controlli e decoro, grazie. Poi proseguiamo. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto, buonasera signor sindaco. Buonasera. Sono un ex dipendente dello zuccherificio di Fano, sì. Attualmente in Forza Iesi, 4 anni in cassa integrazione. Sì. Volevo sapere che scenari si prospettano con tutto il tran tran che è successo su quell'area. Sì, beh, lì la storia è molto lunga ovviamente. E l'obiettivo che noi ci siamo dati, anche con il passaggio che c'è stato in Consiglio Comunale, è quella di iniziare subito per una variante di iniziativa pubblica che possa valorizzare quell'area in modo tale che sia economicamente sostenibile, perché possano farsi degli investimenti. Purtroppo fino ad oggi le previsioni che erano state definite per quell'area non andavano verso quella direzione. Il Consiglio Comunale non ha approvato la variante che prevedeva spazi esatto. commerciali, che noi riteniamo oggettivamente sovrastimati, che essendoci tante previsioni nel piano regolatore per le zone commerciali, poi rischiano di rimanere sulla carta. E allora, se noi vogliamo fare l'interesse della città e dare una prospettiva di sviluppo, bisogna prevedere una destinazione che possa avere un seguito, che possa richiamare investimenti. Questa cosa va fatta in tempi celeri. Io ho già invitato il Presidente della Commissione Urbanistica a convocarsi per iniziare a ragionare sulla prospettiva e sulle proposte concrete. Come Giunta abbiamo già deciso un percorso, a breve porteremo una delibera in prima in Giunta, poi in Consiglio, sugli indirizzi per la revisione del piano regolatore, che prevede anche un
un progetto strategico per la nostra città, ma non solo della nostra città, anche del contesto della vallata del Metauro, perché non viviamo sulla Luna, non possiamo ragionare certo. soltanto del nostro contesto all'interno dei confini. E questo ragionamento deve comprendere anche lo zuccherificio, anche se lì prevediamo un percorso a parte, perché altrimenti si allungherebbero i termini e non faremmo il bene della città. Quindi l'obiettivo è quello di prevedere destinazioni che possono essere concretamente perseguite. Bene, ci fermiamo per un istante di pubblicità, a fra poco. Ben ritrovati con il primo cittadino. Dunque, sindaco, le vorrei leggere un messaggio. Un ragazzo diversamente abile chiede una gentile cortesia al sindaco. Un tempestivo intervento per pavimentazione al centro di Fano. Non agibile nella percorribilità per noi diversamente abili. Sono caduto di faccia a terra con la carrozzina. Questo mi dispiace molto, perché bisogna avere una sensibilità e un'attenzione verso chi ha maggiori difficoltà. E effettivamente ci sono molte insidie, perché anch'io passeggiando delle volte anche per il corso noto che ci sono delle buche che si creano perché magari un San Pietrino è uscito, magari esatto. qualcuno lo ha tolto. Ecco, su questo allora qui ci sono dei mini interventi per così tamponare queste situazioni così precarie, poi c'è la necessità di fare un intervento più importante, però qui purtroppo dobbiamo sempre fare i conti con le risorse che abbiamo. Devo dire che abbiamo istituito dei gruppi di lavoro tra dipendenti comunali, che voglio ringraziare perché lo hanno fatto al di fuori dell'orario di lavoro in modo spontaneo, volontariamente, quattro gruppi di lavoro, proprio per il decoro. Quando parlo di decoro parlo ovviamente a 360 gradi. Questi gruppi riguardavano l'ingresso della città, il centro storico, i nostri palazzi comunali, il nostro patrimonio pubblico e la zona di Fano Sud, diciamo, del lungomare. Adesso mi stanno portando le proposte e le relazioni e su questo faremo un programma di interventi. Ovviamente in alcuni casi si tratta di attenzioni che richiedono piccoli interventi, piccole risorse, in altre inevitabilmente si richiedono risorse più importanti e lì dovremo programmarli in base alle nostre capacità finanziarie. Ma c'è un altro tema che il ragazzo non ha posto, ma indirettamente l'ha posto, cioè quello delle barriere architettoniche, esatto. che ancora purtroppo ce ne sono tante nella nostra città. Anche su questo è nostra intenzione, gradualmente, facendo piccoli interventi per riuscire ad arrivare in un lasso di tempo ragionevole a superare tutte queste barriere che ci sono, perché sono una mortificazione quando una persona non può avere le stesse possibilità e libertà degli altri. Quindi sono sensibile a questo ragionamento, però chiedo anche un po' di comprensione nei nostri confronti. Quindi ci lavorerà. Ci lavoriamo ovviamente. Benissimo. Con le nostre possibilità. Mi segnalano buche anche in via Brunetti, in via Tevere. Prima di passare alle prossime, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Sì? Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera, sono del Pivo da Carignano, del Pivo Flavio. Sì. Salve. Abbiamo un problema con la strada Buzzo qui dalle Terme, è 1,5 km di strada che non è più agibile, è una strada comunale, io ho invertito laggiù i geometri del comune, tutto quanto, però ancora non si è visto nessuno e c'è un punto anche addirittura pericolante che può andare le macchine fuori strada. Che provvedimenti dobbiamo prendere, cosa dobbiamo fare? Boh, non so. Sì, non ho capito la strada. Strada Buzzo. Come, scusi? Che è la strada delle Terme che ritorna su nella strada delle Cerquelle, è 1,5 km di strada, strada sì, comunale. Sì. La strada delle Terme che sale su a Carignano. Sì, però quella che prende dove c'è il stabilimento nuovo che hanno fatto le terme nuove, l'imbottigliamento che non ha mai finito. Sì, 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 abbiamo capito, grazie mille. Me lo segno, adesso faccio subito domani fare un sopralluogo. Perfetto. Dunque, sono una signora che abita Marotta di Fano, ora sotto Mondolfo. Chiede, avete risolto qualcosa? Perché noi sotto Mondolfo non ci vogliamo stare e siamo in tanti a pensarla così. Qui il referendum non l'abbiamo voluto noi. Ve lo assicuro, siamo sì. in tanti. No, lo so perché me lo dicono in tanti.
non dipende da noi, anzi purtroppo questo referendum ha portato anche alcuni disservizi. Per quello che ci riguarda, ci eravamo presi l'impegno di fare un ricorso che abbiamo puntualmente avanzato. Adesso ovviamente la legge regionale c'è, il percorso è stato definito, adesso stiamo ragionando sul trasferimento delle funzioni, quelle ovviamente sono già passate a dir la verità, ma dei beni disponibili e indisponibili stiamo ragionando. Questo non dipende da noi, se la consulta accetta il nostro ricorso ovviamente si può tornare indietro, altrimenti dobbiamo accettare questa nuova situazione. Però su questo voglio fare un ragionamento. Io l'ho sempre detto che il referendum era anacronistico in questo periodo storico, sì. Qui non bisogna parlare di dividere, non dobbiamo ragionare di spostare il confine 900 metri, un chilometro più in là o più in qua, noi dobbiamo ragionare di stare insieme. E la vera sfida che io ho già lanciato anche ai sindaci di Mondolfo e San Costanzo, in modo particolare di Mondolfo, perché noi abbiamo un lungomare dal Metauro al Cesano che è un tutt'uno e quindi ha più senso ragionare insieme, per cui l'invito che io ho rivolto ai colleghi è quello di cominciare a ragionare di unire le funzioni, di ragionare su un'unione dei comuni. Magari in futuro si potrebbe pensare anche a qualcosa di più impegnativo, che fra l'altro porterebbe anche dei benefici e lo sblocco del patto di stabilità, che consentirebbe di spendere risorse importanti su tutto il nostro territorio. Bene, qui parlano e chiedono dell'asfaltatura di Via del Ponte, poi Anna da Finile vorrei sapere quando verrà rimesso vicino alla chiesa il cartello dove venivano fissi i necrologi, questo ecco l'avevamo sollevato anche nell'ultimo appuntamento con lei e ancora non è stato rimesso. Cioè me lo riprendo, forse mi sono dimenticato, succede. Certo. Via del Ponte sta in quelle cifre, quegli interventi a cui facevo riferimento. A primavera, sì. Perfetto. Poi quando accenderete le luci nel sottopassaggio di Via 4 Novembre? E questo, l'isola ecologica che prima era in via Tombaccia l'hanno spostata a un chilometro di distanza. Il problema è maggiore per sfalci e potature perché non si possono più portare con la carriola. Questo è un problema dell'ASE, sì, che devono rivolgersi a lui. Adesso provo a capire la ragione che li ha portati a trasferire l'isola ecologica. Benissimo. Quindi lungomare... è Tombaccia? Sì, esatto. Poi, il lungomare fa di Bruno verrà sistemato per l'inizio della stagione estiva? Evidentemente ci sono problemi. Ci proviamo, come ho detto prima, abbiamo anche incontrato gli operatori per capire tutti gli interventi che vanno programmati per farci trovare pronti per la nuova stagione. E sindaco, sa se dagli esuberi della provincia in quanti dipendenti saranno trasferiti al comune di Fano? Sono già stati stabiliti? No, nel senso la provincia sta individuando quelli che sono gli esuberi, però qui non ci sono certezze, okay. Anche perché poi hanno un peso sul bilancio comunale. Noi avremo anche bisogno di alcune risorse in alcuni servizi, però al momento c'è solo la possibilità di poter attingere nel personale in esubero, ma non c'è nessuna indicazione precisa e nessun obbligo al momento. Ok, qua se il sottopasso verso la spiaggia libera dell'Arzilla verrà riaperto. E ancora chiedo al signor sindaco se ha conoscenza della difficoltà nel fare le richieste online al comune, ad esempio occupazione, suolo pubblico eccetera, se è possibile velocizzare i tempi e magari aggiornare anche il sito, sì. Che è un po' problematico quello del comune, sì. Di Fano. Allora, i sottopassi immagino siano quelli sotto la ferrovia che sono stati chiusi. Credo, perché sì. Non sono passaggi pedonali, ma erano per lo scolo dell'acqua, e la ferrovia ha chiuso, ha bloccato tutti i sottopassi da Fosso Seiore fino all'Arzilla. Allora, su quello noi non possiamo fare nulla perché dipende dalle ferrovie dello Stato. Stiamo ragionando anche come opere compensative su alcune realizzazioni che dovranno essere fatte nella città, per dei sottopassi pedonali, però ognuno di questi richiede degli investimenti importanti che lo stesso, come dicevo prima, incideranno sul patto di stabilità, però siamo consapevoli che c'è la necessità nel tratto Fosso Seiore e l'Arzilla, anche perché l'estate tutti coloro che vanno per la strada, per la statale verso Pesaro si rendono conto dei disagi che ci sono. Anche perché sono spiagge molto frequentate, quindi è nel nostro programma. Per alcuni
abbiamo individuato dei percorsi, ovviamente non siamo nelle condizioni di poterlo fare per l'estate che arriva. Benissimo. Questo bisogna essere onesti. Passiamo alla prossima telefonata, intanto qui chiedono senso unico in via Dini e perché a Fano è così difficile avere una piscina che funzioni come si deve. Ecco, anche qui ci sono stati dei problemi comunque... Beh, causati sì. anche dall'amianto, quindi dal furto che c'era stato tempo fa. Sì. Ma, allora, però mi analisi... non abbiamo risposto al signore che diceva che è difficile mettersi in contatto sì, via per telematica. Quanto riguarda il sito. Allora, anche su questo posso dare un'informazione. L'assessore Mascarin ha già lavorato, è quasi pronto, il nuovo sito del comune che sarà più snello, avrà informazioni più importanti, che tiene conto anche del discorso della trasparenza con gli open data, quindi tutta una serie... di informazioni e molto presto sarà usufruibile da parte dei ricordiamo cittadini. Anche che le sedute adesso del Consiglio Comunale sono visibili in streaming, quindi questo in è un diretta, grande, un una buon, novità. Un grande risultato, una novità molto apprezzata, devo dire molte persone hanno riconosciuto al Presidente del Consiglio che l'ha promosso e che effettivamente è anche di buona qualità, quindi la gente da casa può seguire come giusto che sia le discussioni, tutto ciò che avviene nel luogo più importante esatto, in cui dove si prendono le decisioni per la nostra città. Beh. Così seguono anche con senso di responsabilità anche i comportamenti dei singoli consiglieri e dei singoli amministratori. Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Volevo fare una domanda al signor Sindaco. Sì. In via Tombari è tanto che passano i vigili e non c'è la scritta dello stop, vengono dalla parte del mare, no? Per sì. girare verso la palestra, diciamo, in via dello Scalo girano. Insomma, lì alla mattina ma c'è perché tutti curano per andare alla scuola coi figli, per cui non si può neanche andare verso la cancellata perché la strada è talmente tutta rotta che c'è il laghetto la mattina. Senta, via Tombari da quale... viene una macchina. Sì, da quale parte? Non c'è via dello Scalo vicino vicino c'era il gas, dove c'era il gas. La strada è tutta una buca, per cui vengono dalla via Tombari, non c'è lo stop. È tanto che è stato cancellato, io l'ho segnalato tutte le volte che vedo passare i vigili, glielo dico, signora adesso provvederemo. Insomma, vengono dalla via Tombari per girare verso, diciamo, la palestra, no? Verso il sottopassaggio della stazione, per cui lì è macella, almeno è stop. Tutte le mattine passano a pulire la strada e non è neanche necessario, voglio dire, è me che fa anche il lavoro quello. Va bene, guardi signora, è una piccola cosa perché mettere un segnale di stop adesso onestamente non ci vuole molto. Quindi lo dico subito, l'ufficio viabilità domani stesso. Bene. Gentile Sindaco, per quest'estate riuscirete a togliere i tavolini in via dello Squero non utilizzati da turisti ma soltanto da ragazzini ubriachi al sabato? Via dello Squero, se non ricordo sì, male, sì, ricordo bene, dove che sono costeggia stati gli atti di teppismo il canale, sì. Che vanno condannati. A me dispiace dover togliere dei tavolini perché ci sono delle persone che si comportano male. In via dello Squero è una di quelle zone che ho posto all'attenzione quando abbiamo avuto l'incontro sulla sicurezza anche con il prefetto e ho chiesto loro di aumentare la sorveglianza nei periodi ovviamente estivi in questa zona. Adesso il nostro comandante dei vigili urbani insieme ai dirigenti della questura stanno ragionando su un piano di videosorveglianza. Noi ci siamo impegnati bene. Per mettere delle risorse e alcune telecamere anno per anno, però ci sono anche dei privati che sono intenzionati, ci hanno anche contattato, quindi vorremmo fare un piano per aumentare la sorveglianza, perché onestamente non è giusto che vengano punite le persone corrette perché ci sono altri che si comportano male. Noi dobbiamo, io dico sempre, dobbiamo essere tolleranti con i tolleranti e intolleranti con coloro che non lo sono. Anche per rispetto della cosa pubblica, perché poi alla fine facciamo danni alle nostre cose. Questo è inammissibile, è inaccettabile. Assolutamente. Lo stadio Mancini versa in uno stato pietoso e il comune può garantire almeno la normale manutenzione? Beh, la normale manutenzione, insomma, se finché rientriamo in costi contenuti si può fare. Dopo purtroppo per la straordinaria manutenzione, qui diventa un tema di priorità. In questo caso abbiamo altre priorità, per cui
non è previsto nel breve periodo interventi importanti, però quel minimo per garantire la sicurezza, quello sì va fatto. Continuano a chiedere anche parcheggi per i disabili, però se non ricordo male, non voglio dire castronerie, però vengono calcolati in base alle persone, sì, che hanno bisogno nella nostra città, ci sono quindi delle, sono delle regole ben precise che vanno rispettate. Adesso onestamente penso che il numero sia un numero adeguato. Se poi, non superiore da come mi dicevano, sì, gli uffici tempo dopo fa. Dopo c'è il tema dell'educazione, di rispettare, esatto, questi spazi e non approfittare. Però anche su questo io sono per essere rigido, di multare quando non vengono rispettati, perché anche questo è un segno di inciviltà, quando si parcheggia su spazi riservati e disabili. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto. Buonasera signora. Buonasera. Buonasera signor sindaco. Buonasera. Sono Latini Pierina, chiamo dalla zona di San Cristoforo. Sì. Devo ringraziarla che se ha deciso di riaprire la porticina laterale al cimitero urbano qui, perché a me mi è comodo che non posso camminare molto. Lo so, me l'hanno detto in tanti ed è ecco, ed era poi giusto. Io non so, posso entrare e appoggiare alla bicicletta, con la bicicletta da qua giù in fondo, perché ho delle vertigini alle gambe che mi fanno male. Ecco, vediamo cosa si può fare. Io ovviamente bisogna andare incontro a chi ha delle difficoltà. Appoggiare la bicicletta al posto del bastone, perché mi appoggia meglio. Sì. Anche perché onestamente quando si va lì si va a trovare i propri cari, quindi c'è anche un tema di sofferenza e di rispetto verso il dolore delle persone, quindi vanno rispettate, vanno agevolate, non dobbiamo complicare la vita alle persone. Lì onestamente la scelta di chiuderla era stata anche per intervenire a protezione, perché purtroppo si erano verificati episodi sgradevoli di persone che entravano, rimanevano all'interno, facevano dei danni, ecco, e onestamente avevamo fatto un giro di vite per consentire un maggior controllo. Quella fase è superata, ovviamente non bisogna mai abbassare la guardia, però bisogna andare incontro a quelle che sono le esigenze delle persone. Sindaco, si sta interessando per la sopravvivenza dell'aeroporto? Allora, il tema dell'aeroporto, nel senso l'aeroporto sta andando, c'è, e sono partiti anche alcuni lavori di manutenzione che la società autoportuale che gestisce la struttura ha fatto partire. Poi lì c'è il tema annoso della pista, non so se si riferisce a questo, ma quello è un tema che riguarda ENAC, è un tema della richiesta di via da parte della regione. Però per quello che riguarda l'attuale struttura sta andando avanti. Io dico sempre che è una bella struttura, è un patrimonio della nostra città. Devo fare anche i complimenti all'attuale gestione, all'attuale presidente, che ha messo anche in moto iniziative che hanno reso più fruibile, perché l'aeroporto è patrimonio della città, è stato sempre vissuto come qualcosa di distaccato. Invece anche con la Befana, sono state fatte delle iniziative che hanno portato famiglie, bambini, ci sono spazi che possono essere anche usufruiti per altre attività, quindi è uno spazio a disposizione della città. Benissimo, pochissime corsie preferenziali, scivoli per noi diversamente abili, scarsissima illuminazione pubblica nelle vie centrali e quindi sono troppo buie. Ringrazio il sindaco per la sensibilità in merito, mi auguro che mantenga appunto quanto affermato. Molte persone poi le augurano anche in bocca al lupo. Davide, ringrazio tutti questi, è le una dimostrazione vicino d'affetto, perché certo, io, non è semplice. No, io mi rendo conto, la gente comprende le difficoltà che si incontrano oggi, che rispetto al passato sono sempre molto difficili, come ci sono le difficoltà interno alle famiglie, le vive anche l'amministrazione. Io le vivo anche con una certa sofferenza, perché il lavoro del sindaco è un lavoro complicato e anche delicato, perché è vero, si parla sempre di questioni amministrative, ma ci sono anche questioni che riguardano le persone che sono in difficoltà, che cercano lavoro, che incontro quotidianamente, che cercano anche una parola di speranza, e mi rendo conto di una difficoltà, di una sofferenza che c'è anche nella nostra città, non sempre visibile, ma che c'è. Allora anche per questo sento il peso onestamente di questa responsabilità, vorrei fare molto di più, ma molte volte anche noi siamo impotenti, non abbiamo gli strumenti per poter fare. Però devo riconoscere che stiamo anche cercando di pensare strategie nuove, essere anche creativi per attirare risorse, stiamo pensando anche dei progetti importanti. A fondi europei, siete impegnati? Proprio oggi con in giunta abbiamo avuto un incontro
con alcune categorie, su un progetto importante che, se riusciamo a farlo comprendere alla città, può portare risorse significative per investimenti importanti. Bene, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Sì, pronto. Signor Sindaco, sì. Buonasera. Buonasera. Piacere sentire, noi abitiamo qui in via Falcinetto 14. Sì. Davanti quelle cose dove c'era Pulcentium qua, quella casa di mattoni molto grande. Sì. Ha capito? Più o meno. Io sì. a volte sì. La vedevo camminare sì. Qui davanti. Andavo a correre ogni tanto. Andavo a correre. Quando aveva tempo. Ascolti, io siccome noi abbiamo l'illuminazione fino alla casa prima. Sì. Adesso noi siamo 20 anni che abitiamo qui, davanti noi è un buio pesto. Coi tempi che corrono, non so se si potesse mettere un palo della luce, qualcosa, per illuminare un po', perché qui proprio è buio pesto. Sì, no, la conosco la strada, che mi capita di fare anche in macchina di sera, effettivamente è molto buia. Signora, non le posso garantire nulla, perché poi adesso l'illuminazione è seguita, l'abbiamo data in gestione ad ASE. Io me lo segno, ne teniamo in considerazione quando decideremo di fare degli investimenti per allungare l'inserimento di nuove strutture di illuminazione. Però ecco, io dico sempre, dico la verità, non voglio dire bugie, per cui se le dicessi che fra un mese lo facciamo le direi una bugia. Registro questa cosa e la metto tra le esigenze per quello che riguarda l'illuminazione. Quando avremo la possibilità e faremo un nuovo progetto, metteremo considerazione. Abbiamo un altro messaggio positivo, sono Mastro Giacomi, e quindi il titolare di Bagnalda. Ci sentivamo obbligati di ringraziare il signor Sindaco e tutti i suoi collaboratori che si sono impegnati a far partire i lavori su Rio Crinaccio. Erano decenni che non venivano spesi soldi in questa zona, inoltre volevamo sapere come si svolgeranno i lavori. Comunque l'abbiamo... No, mi fa piacere, perché loro mi hanno anche criticato molto, ma come giusto che sia. Io avevo assunto degli impegni, che non è solo questo. Avevamo assunto un primo impegno, era quello di un intervento immediato per... limitare i danni in qualche modo, perché lì c'era sotto il ponte di via Cappellini un intoppo, e allargando quello si riesce a far diluire meglio l'acqua, ma sappiamo che non è risolutivo. Abbiamo già dato incarico al nostro ingegnere interno per progettare altri interventi, abbiamo destinato 500.000 euro per quell'area, e posso aggiungere che oltre alla richiesta che avevamo fatto per lo sblocco del patto di stabilità per gli interquartieri, lo abbiamo chiesto anche per interventi per l'assetto idrologico. Sappiamo che c'è una sensibilità anche da parte del governo, perché in fondo si risparmia se ci consente alle amministrazioni di poter intervenire, perché quando si rincorre l'emergenza si spende sempre di più. Se riusciamo ad avere anche questo, potremmo fare anche cose più importanti. Benissimo. Dunque, qui propongono anche la piscina al posto dell'area ex zuccherificio. Sono Davide, volevo sapere... no, questo qui è bene, il cancello laterale già abbiamo risposto. E ci chiedono anche del biennio del CODMA, insomma, il biennio dell'agrario, al CODMA di Rosciano. Quindi come sta procedendo il lavoro, se ci sono stati anche altri sopralluoghi. Sì. Allora, la politica c'ha un difetto, vuole sempre dire qualcosa in più, anche quando non è ora. Io su questo ho un difetto, comunico meno, perché mi piace dire le cose quando sono concrete. Allora, per quello che riguarda il Cecchi, il primo risultato importante è stato di carattere politico, che abbiamo superato la barriera, il muro di opposizione che il Comune di Pesaro aveva verso questa ipotesi. Dopodiché c'è un altro passaggio, che è quello di verificare l'idoneità dello spazio del CODMA. Vi è stato già da tempo un primo sopralluogo con la dirigenza scolastica, con la provincia, i vari tecnici nostri, e si è verificato che gli spazi sono idonei. Un ulteriore sopralluogo è stato fatto, penso una quindicina di giorni fa, per capire quelli che sono gli interventi veri che vanno fatti e soprattutto per quantificarlo. I tecnici della provincia stanno facendo questo lavoro, degli interventi
non sono esagerati, ma comunque vanno fatti, e qui c'è il tema di chi li fa. Comunque non per settembre. No, ma non questo lo sapevamo sin... Provano a chiedere, ma si dopo, sapeva, esatto. È chiaro che c'era anche la speranza di poterlo fare, ma dobbiamo tener conto che la provincia, che ha la competenza sull'edilizia scolastica, ha difficoltà enormi, quindi noi mettiamo anche in preventivo che dovremo mettere delle risorse anche dell'amministrazione comunale, perché riteniamo che sia un'opportunità importante per il territorio, anche perché Fano ha una vocazione agricola, ha una tradizione, esatto. Ci sono competenze e ci sono prospettive. Oltretutto potrebbe essere interessante aprire dei corsi che non riguardano soltanto l'agricoltura, ma che riguardano anche tutto il settore del mare. Sezioni di questo tipo penso ce ne siano uno o due in Italia, quindi potrebbe essere interessante, perché creeremo delle competenze che nel mercato non ci sono, perché dobbiamo pensare anche, quando facciamo percorsi formativi per gli studenti, debbono essere rispondenti a quelle che sono le esigenze della del mercato, città, perché certo, sì, formiamo sì. studenti che poi non hanno prospettive di lavoro, certo. Su settori che ormai non hanno più un mercato. Ok, qui chiedono anche una manutenzione della strada comunale in località Cannelli in via Cerreto. C'è qualcuno al telefono? Sentivo squillare. Sì, pronto? Pronto? Sì. Pronto. Sono Sorcinelli che parla da Rosciano, da Quida. Sì. Da 50 metri dall'emittente televisiva lì. Sì, siamo vicini. Allora, siamo qua. Da Rosciano. Senta, io volevo dire una cosa. Ieri, facendo una passeggiata con mia moglie, così, ho visto quella passerella che attraversa il fosso lì proprio davanti alla emittente di Fano TV, e in via Borsellino lì. Sì. C'è quella passerella che attraversa il fosso. Ma quello lì adesso è venuto anche pericoloso, perché è giù. Insomma, ma è anche parecchio tempo che è un po' pericoloso. Non si può fare niente, signor Sindaco? Ma adesso dico la verità, mi sfugge. Io devo capire che passeggiata. No, la passeggiata da una strada all'altra, perché sì, quella collega... via Borsellino. Via Borsellino con quell'altra di là. E c'è una passerella. Sì, c'è una passerella, un ponticello sopra il fosso lì. Davanti dove c'è quel laboratorio dell'acqua, dove c'è lì... Se lo segni, poi io controlliamo. Lo segno, vai, domani vado a vedere, perché onestamente mi sfugge. No, è pericoloso, sì, perché la ringrazio c'è solo per avermelo segnalato. Se si può fare qualcosa così. Guardi, lo faccio verificare, adesso dico domani o dopodomani, insomma, certo, compatibilmente con i prossimi giorni lo farà. Che ci sono dei nostri tecnici. Quindi dunque, via Borsellino, qua vicino. Gimarra, i cantieri incompiuti della Pol Holding, che cosa ne pensa? Un'altra ferita che c'è nella nostra città. Io sono cresciuto nel quartiere di Gimara, quindi lo conosco, giocavo in quegli spazi quando c'era la vecchia l'ex colonia INAM. Allora lì è ripartito il cantiere della chiesa, che verrà terminato, insomma, nei tempi previsti. E purtroppo i lavori, invece, ovviamente parliamo di privati qua, non parliamo di pubblico. Noi come pubblico eravamo interessati, perché l'accordo prevedeva anche uno spazio da destinare ad attività civiche, spazi anche per le associazioni che sono presenti, a cominciare dal club anziani, che è in una struttura mobile messa lì a disposizione in via transitoria. Dopo da noi le cose transitorie diventano molte volte definitive, ma adesso si trova fra l'altro nello spazio che dovrà diventare parcheggio della chiesa. E ci siamo visti con l'assessore Paolini, con alcuni funzionari, per ragionare proprio sulla struttura. Ci sono delle ipotesi, ci sono degli interessamenti per far riprendere e cambiare un po' il tipo di intervento. Non posso anticipare ancora nulla, però ecco, posso dire questo, che effettivamente abbiamo avuto degli incontri che hanno aperto una finestra per poter ripensare un nuovo percorso per quell'area, perché altrimenti, se questo non dovesse avvenire, lì si crea un nuovo problema di uno scheletro che rimane, ed è anche quello una porta d'ingresso della nostra città, perché è il primo quartiere che si incontra venendo dalla statale da Pesaro. Dunque, ci continuano a chiedere ancora della porta del cimitero, dell'interquartiere. Ecco, queste domande abbiamo già risposto all'inizio della puntata. Domani, se andate sul sito occhioallanotizia.it, potrete rivederla integralmente, perché appunto il sindaco ha già risposto a queste domande. Perché a Carignano non asfaltate mai le strade?
Quindi vengono lasciate un po' in disparte. Adesso io non ricordo l'elenco di tutte le strade, perché la tendenza molte volte, la priorità lo si dà a quelle strade più frequentate che ovviamente hanno esigenze diverse. Nell'elenco delle strade che andremo a sistemare, a cominciare da queste con i 200.000 euro, andremo a sistemare diverse strade interne che hanno avuto parecchi danni, anche con dovute dal maltempo. Però su questo io vorrei aprire un paragrafo. Sì. Allora, un tema delle strade, della manutenzione delle strade, è data anche dall'incuria dei campi che sono a fianco delle strade. Si è verificato troppo spesso che le strade diventano i fossi. Allora, questo non ce lo possiamo permettere, perché noi andiamo a spendere dei soldi e puntualmente questi sono sprecati perché con i temporali, quando non c'è manutenzione, non si fanno i fossi a lato delle strade, non c'è la giusta manutenzione, si crea un disagio. Allora anche su questo io invito, lo faccio anche da queste telecamere, tutti coloro che hanno dei terreni a fare la manutenzione, specialmente in quelle zone dove c'è una criticità più alta, perché altrimenti comprometteremo anche quei lavori che noi andiamo a fare. Ok, un attimo solo, passiamo alla prossima telefonata, sempre da Carignano. Qui segnalano strada comunale Fonti di Carignano, strada delle Cerquelle, strada della Gazza. Strada delle Cerquelle è nell'elenco, adesso se la memoria non mi inganna. Benissimo, inoltre si richiede anche il ripristino della segnaletica verticale. C'è qualcuno al telefono, giusto? È caduta forse la linea. Dove prendono i soldi profughi ospitati al Plaza per giocare, visto che sono sempre nelle agenzie di scommesse? Allora, ecco, c'è stato un bel dibattito. Sì, allora anche qui bisogna spiegare come funziona tutta la storia. Allora, il comune non viene scavalcato, nel senso che questo è un progetto governativo gestito attraverso le prefetture che fanno degli appalti per individuare dei gestori dei profughi che vengono destinati nella provincia di Pesaro. Noi riceviamo solo una comunicazione a cose fatte, a decisioni assunte. Io ho avuto modo, mi sono anche arrabbiato, onestamente, per il non coinvolgimento che non c'è stato per quello che riguarda la questione che conosciamo tutti quanti. Loro non è che abbiano risorse particolari, gli viene riconosciuto, mi sembra, 2 euro al giorno. Sono le associazioni e le cooperative che gestiscono l'ospitalità di queste persone. Comunque abbiamo avuto negli ultimi periodi degli incontri anche con il prefetto e abbiamo anche convenuto che per quello che riguarda i prossimi appalti che verranno fatti, dovranno tenere conto anche delle indicazioni che noi diamo sull'idoneità o meno per la scelta degli spazi da destinare per questa attività. Benissimo, qui ci dicono al cimitero dell'Ulivo sono rimasti solo 10 loculi vendibili. Ci sono delle soluzioni? Sì, questo è il tema che avevo, a cui ho fatto riferimento anche prima. Esatto. C'è un piano, ci sono delle risorse che noi vogliamo destinare, però anche queste sono sensibili al tema del patto di stabilità. A proposito di cimitero dell'Ulivo, come abbiamo già detto anche ad occhio alla notizia, non ci sarà la navetta perché si è rotta, riparazione. Si è rotta, ogni tanto capita, però il Comune ha messo a disposizione un mezzo sì. Quindi, per quelle persone che hanno difficoltà. Certo. Bene, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera Simona, buonasera Sindaco. Buonasera. Salve, la mia domanda sarebbe semplice. Volevo sapere se un giorno ASET sarà venduta a multiservizi o sono solo dicerie. Grazie mille. Allora, io l'ho detto Sindaco. In tutte le salse. Noi abbiamo approvato in consiglio, nell'ultimo consiglio comunale, la delibera di indirizzo che prevede la fusione delle due ASET, ASET Holding e ASET SPA, dicendo che devono essere completamente pubbliche, quindi non c'è nessuna volontà di voler vendere le quote di ASET, che sono di proprietà del 97% del comune di Fano, per il restante 3% dei comuni soci di altri 12 comuni della Vallata. Dopo c'è un po' il gioco delle parti, le polemiche politiche, però io non l'ho mai detto e fino a prova contraria sono il sindaco, salvo che
cambiano le normative nazionali che obbligano la vendita delle società partecipate dei comuni, allora lì si apre un altro capitolo che va contro la nostra volontà. Per quello che ci riguarda, noi vogliamo mantenere il controllo completamente pubblico delle nostre società, vogliamo ottimizzarne, quindi arrivando ad una fusione, ad una riorganizzazione che possa portare delle economie che ovviamente a ricaduta vanno a vantaggio dei cittadini. Ok, qui parlano della strada di mezzo a metà Uriglia. Poi, buonasera, volevo sapere dal sindaco se via prima strada Bellocchi resterà sempre così, con le auto che avanzano alternandosi, si può sperare che venga resa totalmente a senso unico? Beh, lì c'è un tema importante, perché c'è una difficoltà oggettiva di circolazione, perché esatto, c'è il doppio senso delle macchine parcheggiate. Ovviamente, e c'è un divieto di sosta permanente, dicono, esatto, su entrambi i lati. Esatto, allora lì bisognerà decidere assieme ai cittadini, perché è un metodo di lavoro che io mi sono dato, è quello di condividere le scelte con le parti interessate. E lì ovviamente le cose sarebbero state più facili se ci fossero state le lottizzazioni che prevedono una nuova strada a Bellocchi, però questa non è a divenire, penso che nel breve non ci sarà. È un tema che abbiamo anche affrontato, ci abbiamo ragionato sopra. Adesso io non sono in grado di rispondere perché è l'assessore Marchegiani che segue direttamente questo aspetto, però è un'ipotesi che si è presa in benissimo considerazione, che valuteremo insieme ai residenti. Chiedono delle informazioni sulla riqualificazione dell'ex mulino Albani. Quella è una proprietà privata, c'è una destinazione urbanistica che prevede determinati interventi. Noi auspichiamo che il privato possa fare questi interventi e ovviamente superare questa situazione, però non dipende dal pubblico, non dipende da noi. Certo, dunque sarebbe una bella iniziativa se il sindaco andasse a visitare gli alunni nelle varie scuole comunali. Inoltre le volevo porre questa domanda perché è interessante: l'istituto di biologia marina aveva un museo ed un acquario che veniva utilizzato per le manifestazioni, potrà tornare ad essere un patrimonio della città? Sì, allora intanto per quello che riguarda le visite agli alunni, in alcune scuole sono andato in momenti diversi, e anche una bella cosa, devo dire, i ragazzi poi danno anche soddisfazione, devo dire che sono molto attenti, per cui sono sempre disponibili anche quando mi chiamano, e lo faccio volentieri. E per quello che riguarda il laboratorio di biologia marina, io l'avevo già posto quando ero in campagna elettorale, l'utilizzo, la possibilità, sì, di poter utilizzare quegli spazi. Lì penso che ci sia anche la disponibilità di volerlo fare anche dall'attuale gestione, perché non dobbiamo dimenticare che quella è una proprietà del demanio, onestamente realizzata con le risorse della provincia e del comune, e che hanno gestito per un determinato periodo di anni, poi è tornata in proprietà del demanio, che ha dato in gestione per 99 anni, se non sbaglio, all'Università di Bologna per la Facoltà di Biologia Marina. Uno spazio è utilizzato dai laboratori, dal professor Piccinetti per l'università, c'è uno spazio sotto che non è utilizzato. Su quello dovremmo provare a ragionare con il laboratorio di Biologia Marina per capire come fare. A me piacerebbe utilizzare, certo, quegli spazi vuoti dove c'erano gli acquari, c'era anche un auditorium che era anche utilizzato, per pensarci, anche può esserci qualcosa che riguarda il mare, una mostra, un museo del mare. Ci sono diverse ipotesi che sono state anche suggerite e proposte, però ovviamente anche qui dobbiamo fare i conti con le risorse che abbiamo a disposizione. Però ecco, c'è da parte nostra la volontà di fare un ragionamento con il laboratorio di biologia marina, anche perché il laboratorio è una risorsa anche per la città, quando si ha l'università è comunque una risorsa importante con cui bisogna dialogare e collaborare, questo ovviamente è interesse per entrambi. Devo dire che il professor Piccinetti è persona molto disponibile e anche interessata ad una collaborazione con l'amministrazione, certo, comunale. Dunque, arrivano anche tanti messaggi di complimenti per lei, sindaco, ci segnalano Ferriano. Grazie.
piena di buche. Ecco, purtroppo abbiamo ancora tante domande perché i nostri telespettatori ci stanno inviando tantissimi messaggi, sento che continuano a chiamare di là, però purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato. Prima di salutarci vorrei ricordarvi uno degli appuntamenti sicuramente più attesi che si svolgerà al Teatro della Fortuna, infatti il 12 e il 14 marzo andrà in scena l'Elisir d'amore di Donizetti. Ecco, noi sindaco deve sapere che abbiamo il vizio di registrare i fuori onda e per questo vorrei farle vedere un video, guardate. Bella, io sono ricco e tu sei bella. Ecco, quindi si diverte a canticchiarla. Stavo cantando l'Elisir d'amore, io sono stonato poi. E ovviamente lo si fa per promuovere questo evento importante per la nostra città. E non dobbiamo dimenticare che abbiamo fatto una scelta, quella di entrare in rete con altri teatri della regione per aumentare l'offerta culturale, ovviamente cercando di risparmiare. E spero che tanti fanesi vadano a vedere, ad ascoltare l'Elisir d'Amor, che è un'opera importante che qualifica anche il nostro teatro, che non dobbiamo dimenticare è uno dei teatri che ha un'acustica straordinaria, forse è uno dei teatri con una migliore, tra le migliori acustiche in Europa, non dico soltanto in certo, Italia. Certo, assolutamente, quindi invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare al Teatro della Fortuna. Le leggo l'ultimo messaggio che è arrivato: in fondo via Flanella è privo di segnaletica verticale per cui è pericolosa, ci segniamo insomma anche questa piccola segnalazione. Dunque, per questa puntata possiamo dire davvero che è tutto. Come dicevamo prima, è finito il nostro tempo a disposizione. Sindaco, grazie per essere stato nei nostri studi a disposizione dei cittadini. Grazie a voi e grazie a tutti i cittadini che hanno chiamato, che ovviamente danno un contributo, anche suggerimenti, mi danno la possibilità di dare informazioni e risposte. E mi scuso quando non riusciamo a dare le risposte che la gente si aspetta, ma il momento è veramente difficile, purtroppo non si può dare risposte a tutte le problematiche che incontriamo. Certo. Grazie ancora al sindaco di Fano, Massimo Seri, grazie anche a voi per averci seguito, buon proseguimento di serata.